questo episodio di Giovani Promesse. Quest'oggi, ragazzi, stiamo andando a vedere una partita di qualità, ma veramente qualità, perché come avete visto nello scorso episodio, i nostri ragazzi sono qualificati per i playoff di Primavera Team Cup, signori. Quindi, dopo un lunghissimo cammino dove i ragazzi si sono fatti valere in questo campionato veramente difficile, i ragazzi ce l'hanno fatta, ma soprattutto Mister Bigica è riuscito a portare i ragazzi a questa storica qualificazione alle fasi finali, perché il Sassuolo non c'era mai arrivato in tutte le annate in Primavera, ma i ragazzi di Mister Bigica invece ce l'hanno fatta. Siamo in dirittura siamo addirittura d'arrivo direttamente verso lo stadio Enzo Ricci, signori. Speriamo bene che i nostri pupilli possano fare bene e segnare e quindi decidere questa qualificazione ai playoff. E adesso andiamo in direzione stadio Enzo Ricci, andiamo a reggere questa magnifica partita per la qualificazione di questi playoff. Let's go! Ragazzi, ci siamo, il clima è veramente, ma veramente caldo, ragazzi, gli spalti sono pienissimi e si respira aria di playoff, signori. Eccoli qua i nostri giocatori, dopo che hanno fatto l'ingresso, signori, ci siamo. Ragazzi, c'è anche il mister della prima squadra del Sassuolo. È iniziata una partita, signori. Primo squillo per la Juventus, ragazzi, dopo 5 minuti, mamma mia. Azione potenzialmente molto pericolosa. Azione, Juve in attacco. Oh! No! Calcio di punizione, una posizione veramente pericolosa, mamma mia, signore. Calcio di punizione, una posizione veramente pericolosa. Zero per la Juventus. Punizione rasoterra sul palo del portiere. Ha calciato veramente forte, il portiere non ci ha potuto fare niente. Allora riparte il Sassuolo. Bravo Flavio! Dai! Sì! Sì! Puntalo, puntalo, puntalo! Bravo! Bene! Sassuolo ha reagito, signori! Bravo! Dai! Ma come niente! Ma come niente! Secondo me qua c'era il fallo. Bravo! Bravo! Sì, sì, sì che tua fra. Bravo! Gran palla, uno contro uno! Puntalo! Bello! Bravo! Dagliela! Dagliela! Ma perché non la dà? Ma perché? Ma dagliela! Cooling break, signori, c'è veramente tanto tanto caldo, sono le 4 di pomeriggio e oggi c'è un sole che non si sta. Fino a qui, dopo il gol, il Sassuolo ha avuto una bellissima reazione, tant'è che sta attaccando molto di più rispetto alla Juventus. La Juve dopo il gol si è un po' spenta, però ragazzi, la Juve è sempre pericolosa. Qua ha rischiato grosso, eh.
calcio di rigore. Bravo, bravissimo, bravo, bravo. Bravo, bravo Luca! Mamma mia! Rigore parato! Mamma mia! Sì, gira! Fine primo tempo ragazzi, partita molto molto strana, 1-0 sul calcio di punizione per la Juventus, meritato sì e no. Dopo c'è stato un rigore a favore per il Sassuolo che purtroppo non sono riusciti a realizzare. Il nostro Flavio ha avuto l'occasione su ribattuta, il portiere gli ha fatto il miracolo, signori. Speriamo bene per i nostri ragazzi, speriamo bene che Hasan possa entrare e fare la differenza in questo secondo tempo, ma speriamo soprattutto che riescano a riagguantare il risultato e vincere questa partita. E quindi ci diamo direttamente per la reazione del secondo tempo, signori. Dai ragazzi, ci siamo, secondo tempo. Bella palla! Oh! Ma che palla ha dato Flavio! Cosa si è mangiato? Cosa si è mangiato? Bello! Bel tiro di D'Andrea! Tiro veramente pericoloso! Ragazzi, l'ho vista dentro da qua, mamma mia! Meritato signori, mamma mia, il nostro Hasan ha tirato e sul battuta Pieragno l'ha segnato. 1-1. Finisce qua signori la partita del nostro numero russo. Grande partita oggi, anche se non ha fatto gol. Successo! No! Ma non poteva andare in porta!
Ragazzi, è clamoroso quello che è appena successo. Giocatori in porta. La Juventus ha finito i cambi, quindi un giocatore dovrà andare in porta. Rissa incredibile! A casa 4 brutto entro spacco ciao entro spacco ciao allora grande mister. E allora ragazzi, siamo giunti alla conclusione di un altro splendido episodio, una partita veramente epica e rocambolesca, signori. 1-0 per la Juventus fino al 70esimo, poi dopo Mister Bigica ha deciso di far entrare i nostri pupilli, ovvero Hasan Mata e Cinquegrano, e hanno sputato la partita, signori. E quindi l'avventura per il Sassuolo continua. Ragazzuoli, quest'oggi non sono solo, perché ormai l'hanno capito che vengo sempre qua. Come il Sassuolo mi permette di continuare questa magnifica serie, sono qua con tantissimi ragazzi.